queste persone che devono intervenire e con cui mi scuso ancora di essermi fatta presa, fatta prendere dalla poca predicatoria che mi contraddistingue, e dando la parola a Piera Levi Montalcini, un'ingegnera che si è laureata al Politecnico di Torino. Ho fatto un salto sulla sedia perché anch'io mi sono laureata al Politecnico di Torino solo in architettura. Noi stavamo in un posto meraviglioso, il Castello del Valentino, loro stavano in corso Luca degli Abruzzi, e diciamo così. Avevamo un senso di superiorità. E naturalmente noi diciamo, io arrivo agli ingegneri, tipo anziché me, più o meno. Guai a mai. Erano tutti, quasi tutti maschi, venivano a invitare noi, che eravamo molto femmine, le ragazze per le feste universitarie, quindi diciamo così. Dunque, lei è un'ingegnere elettronica ed è anche la presidente dell'associazione Levi Montalcini, appunto, di una donna rispetto a cui ci inchiniamo, ovviamente, e che ci... e che interverrà appunto sull'eredità di Rita Levi Montalcini. Io poi ho una voce abbastanza forte, quindi forse mi sentite anche senza microfono. Buongiorno a tutti e tutte, grazie per l'invito e ho voluto intitolare questo piccolo intervento sull'eredità che ha lasciato zia Rita, più che parlare di lei, visto che di lei si sa praticamente quasi tutto. Soprattutto poi c'è anche il fatto che in qualunque parte d'Italia io vada c'è un ricordo di lei ancora fortissimo e è pieno di persone che l'hanno conosciuta direttamente e che hanno parlato con lei direttamente, per cui i miei interventi diventano forse anche noiosi. L'eredità di zia Rita. Quando la zia Rita è mancata è stato un momento in cui mi sono resa conto che nonostante i 103 anni la sua presenza era fortissima e lasciava un vuoto che non poteva essere abbandonato e che mi richiedeva, anche perché avevo lavorato con lei parecchi anni nella fondazione, mi richiedeva di riempirlo in un certo senso, o comunque di non lasciarlo in balia del nulla, che era necessario dare una continuità al lavoro che lei aveva fatto. Su questo sono stata aiutata proprio dalle persone che l'avevano conosciuta e dalla sua, da quello che lei aveva seminato durante la vita. E qui posso sottolineare che la persona fa moltissimo, cioè lei con la sua presenza, il suo fascino, il suo modo di parlare, il suo modo di andare in giro, il suo modo di incontrare i giovani, aveva veramente seminato tantissimo e lasciato nei ragazzi una idea di possibilità di fare le cose e di speranza nella loro riuscita, soprattutto nelle ragazze. Le ragazze la vedevano come un esempio da seguire, una che pur essendo donna e pur essendo ebrea, come diceva lei, era riuscita a fare ciò che voleva, ciò che le piaceva e a raggiungere anche una meta molto alta. Che fosse una meta raggiunta solo per fortuna, come lei diceva, direi di no, nel senso che aveva intuito che quel articolo che aveva letto, quella ricerca che lei aveva trovato e che aveva confutato e che poi le ha fruttato il premio Nobel, era una capacità di cogliere quello che non funzionava. Quindi il fatto di non accettare i dogmi, ma di pensare che tutto è trasformabile. Allora, tutto questo mi ha aiutata col fatto che
in Italia si sono mossi in tantissimi a ricordarla soprattutto nel mondo della scuola, che era quello che lei aveva frequentato di più. E ci sono state un numero di intitolazioni di scuole che continua a dare altre intitolazioni, tale per cui ho capito che bisognava unire tutte queste persone che la ricordavano per fare in modo che i suoi, diciamo, insegnamenti oppure quello che lei andava predicando va portato avanti nel tempo e va cercato di passare alle generazioni successive. Direi che l'insegnamento che a me è piaciuto di più è proprio nel titolo del suo libro, L'elogio dell'imperfezione, e cioè capire che proprio ciò che non è perfetto può darci la possibilità di essere perfezionato e quindi di miglioramento, che riguarda anche noi donne, cioè ciò che non funziona lo possiamo trasformare e lo possiamo portare avanti e ci può permettere di cambiare quello che non dobbiamo accettare supinamente e che è cambiabile, cioè la nostra concezione di mondo e la nostra concezione di vita. Per me in maniera particolare data la mia età, cioè io ho accettato tranquillamente la posizione mia all'interno della società senza pormi troppi problemi se era giusto o era sbagliato. Devo dire che ho avuto la fortuna di essere in una famiglia in cui non si facevano distinzioni, quindi non ho mai sentito una differenza tra come è stato trattato mio fratello e come sono stata trattata io, e non ho mai pensato che un uomo potesse pensare in maniera diversa da me. Cioè, questo ovviamente ha fatto anche sì che io non mi ponessi un problema di conquistare delle cose che non avevo. Le avevo tutte e quindi non avevo bisogno di conquistare nulla. Zia Rita forse invece ha dovuto di più conquistare. Lei ricorda che il nonno era contrario al fatto che lei studiasse, ma era contrario anche, secondo me, per un'esperienza familiare. Le sue sorelle si erano laureate tutte e tutte avevano trovato una grossa difficoltà a conciliare il loro ruolo di madri con la loro voglia di mettere in atto quello che avevano studiato a scuola. Forse io insinuo anche che c'era un po' l'idea dell'incontro con persone non della comunità ebraica e che quindi ci fosse anche un'idea di conservazione della origine della famiglia. Forse no, forse sì, non lo so, la famiglia era molto laica, però l'appartenenza giocava sicuramente un ruolo. Per Zia Rita è stato più difficile sicuramente, era in un mondo di maschi, ma anch'io sono cresciuta in un mondo di maschi e non mi sono mai sentita diversa dai miei colleghi ingegneri, e anzi questo mi ha portato un po' a pensare che ci debba essere una maggiore contaminazione tra i saperi proprio, cioè il fatto di avere questo mondo maschile di ingegneri fisicamente lontani da quello che era il Valentino, come ricordava prima il nostro architetto qui, è il fatto che dovevamo essere tutti insieme, le ragazze che studiavano lettere con quelle che studiavano qualunque altra materia, insieme a questi numerosi ingegneri, perché allora si pensava che ingegneria fosse una materia assolutamente maschile. Zia Rita ha affrontato medicina, erano sei nel suo corso, erano sei donne, quando di donne medico ce n'erano pochissime, ha avuto la fortuna di essere in un gruppo che ha, si è stimolato a vicenda probabilmente. Io era un anno fortunato quello lì, perché Giuseppe Levi, che ha insegnato per un numero di anni molto, molto lungo, ha
prodotto, diciamo, ha tirato su, ha elevato 3 premi Nobel, ma tutti nello stesso corso. Che è un pensiero che dovrebbe far studiare, secondo me, come mai su 40 anni di insediamento, quanti sono stati quelli di Giuseppe Levi, i tre Nobel sono venuti fuori tutti dallo stesso corso. Zia Rita si è trovata in, quella, in quel gruppo che probabilmente aveva una marcia in più, oppure si, come dire, si stimolavano l'un con l'altro, si incitavano l'un con l'altro, e sono arrivati a, ed è arrivato appunto a, al suo obiettivo. Nei suoi ricordi, in un filmato che abbiamo, che è stato realizzato dalla Scuola Nazionale di Cinema, da un regista molto, molto bravo, adesso mi sfugge il nome, lui, la zia dice, in fondo io devo ringraziare Hitler e Mussolini, persone spregevoli ma che hanno cambiato la mia vita. Dice, se io se non fosse stato per le leggi razziali, per il fatto che non potevo più esercitare la mia professione di medico, io sarei diventata un medico, magari un pediatra, avrei assistito dei malati, ma certamente non avrei affrontato il campo della ricerca. Questo per dire che una delle cose che lei ricordava sempre, che io cerco di passare ai ragazzini nelle scuole dove vado a parlare, è proprio che la vita può essere, la nostra vita può mutare in un attimo, perché ci passa di fianco qualcosa che in quel momento ci viene da cogliere. E bisogna avere, vabbè, per Zia Rita era un po' diverso, però bisogna avere anche il coraggio di cambiare, il coraggio di cogliere la, l'opportunità che ci piace di fianco, senza troppe paure, perché le paure sono quelle che ci rovinano. Tanto non sappiamo mai come sarebbe andata se fossimo stati di qua o di là, e quindi quello che scegliamo in quel momento, l'importante è che lo scegliamo convinti che ci piace, convinti che è la nostra strada. Se poi è una strada buona o cattiva, il futuro ce lo dirà. L'eredità di Zia Rita, io chiedo a tutti di aiutarmi a portarla avanti, non è facile da sola, anzi è impossibile, perché è veramente molto, quello che lei diceva era, magari, come dire, normale, era un pensiero comune, era quello che si pensa normalmente, lo pensiamo quasi tutte noi, ma detto da lei aveva un valore diverso, e quindi noi dobbiamo cercare di valorizzarlo e di portarlo avanti, soprattutto con i giovani. Grazie. Grazie veramente tanto per questo, che credo esemplifichi forse meglio di qualunque parola abbiamo detto il senso di quello che appunto si cercava di capire, e anche io credo questa importanza fondamentale dell'idea di eredità. Il mondo non comincia con la nostra nascita, comincia con qualcosa che ci ha preceduto e che ci può dare strumenti straordinari, e dunque la dimensione del ricordare e la dimensione del riportare nel presente, dando nuovo senso a ciò che è stato, io credo sia una delle azioni fondamentali che ci riguarda tutti, e la, per esempio, sicuramente riguarda l'Accademia.